Oh, kiss, fire god, we need someone to lean on. Oh, kiss, fire god, all we need is somebody to lean on. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Che cazzo spingo? Allora, siamo qui nella mia stanza ad Amsterdam, perché in questi 3-4 giorni che sono qui nei Paesi Bassi con la Giulia volevo registrare un fuck you time un po' diverso dal solito, dove risponderò a qualche domandina che mi avete fatto in giro per il paese, per Amsterdam, ecco. Le prime domande le risponderò alle prime domande qui nella mia camera dell'albergo. Attenzione, Paolo Zecca mi chiede: Menzone, a che età hai smesso di credere a Babbo Natale? Allora, io non so quando uscirà questo video, probabilmente il Natale sarà già passato. Io non mi ricordo quando ho smesso di credere a Babbo Natale, so soltanto che erano le elementari, quindi quarta, quinta elementare. Quanti anni si hanno in quinta elementare? 10. Probabilmente a 10 anni mi ricordo, oppure mi hanno detto i miei genitori, che io sono tornato a casa chiedendo se Babbo Natale esisteva, e mio babbo, senza un briciolo di umanità, mi ha detto spudoratamente che Babbo Natale non esiste. It's been a long day without you, my friend. E io credo di esserci rimasto male, ma è una cosa che non mi ha pesato molto nella mia infanzia, ecco. Sempre Paolo mi chiede di uscirle, amore. Uscirle. Che faccio, le esco? Allora, ultima domanda che alla quale... Stefan Yordaki mi chiede: quanto pensi che il canale crescerà con gli iscritti? Insomma, siamo già quasi a 13.000 strameritati. Pensi mai di arrivare a 100.000 iscritti? Grande Menzo, e come al solito sempre sul pezzo. Allora, non so se adesso li abbiamo già raggiunti i 13.000 iscritti, ma quanto pensi? Allora, cioè, in questi ultimi mesi il canale sta crescendo molto. Questo ovviamente è per me una grande soddisfazione. Sono veramente contentissimo che il canale stia crescendo. È ovvio che un ragazzo che inizia magari a fare video su YouTube ha obiettivi inizialmente piccoli, diciamo, perché magari uno vuole raggiungere prima i 100 iscritti, poi 500, poi 1000, poi 5000, poi quando arrivi ai 10.000 ci vai su dietro con calma. È ovvio che io spero di arrivare a 100.000 iscritti, anche perché l'idea di avere quel silver button che ti manda YouTube quando raggiungi 100.000 iscritti mi piace tantissimo. Mi mancano 87.000 iscritti, cioè sono tantissimi. È ovvio che con calma, con il tempo, si potrà raggiungere questo traguardo. Per il momento in realtà non ci penso, perché come ho già detto siamo veramente molto lontani, però chi lo sa, magari un giorno lo raggiungeremo. E magari te, Stefano, che sei stato uno dei miei primi iscritti e sarei ancora, mi seguirei ancora, sarei veramente soddisfatto di me. Ok ragazzi, siamo qua, io sono sempre comunque molto brutto, sono qua nella piazza centrale di Amsterdam, piazza Dam, lì c'è la Giulia. Rispondo a Francesco Cirillo che mi ha chiesto. Vabbè, come ti è venuta in mente l'idea di diventare youtuber e cosa ne pensano i tuoi amici e familiari? Grande bomber. Allora, come mi è venuta in mente? L'idea mi è venuta seguendo un paio di youtuber italiani che mi piacevano molto, di cui non faccio nome. Ho visto che loro riuscivano a trasmettermi veramente delle belle emozioni e un sacco di informazioni molto utili, e per questo ho deciso di farlo anch'io. Ho deciso di intraprendere questo percorso perché appunto volevo darvi qualcosa, informazioni, emozioni, farvi ridere, farvi sorridere anche per quei 20 minuti del mio video durante la giornata. Cosa ne pensano i miei parenti e amici? Metto in mezzo anche la Giulia, ovviamente. La Giulia è molto contenta di quello che faccio. Aspetta che io lo chiediamo, va. Amore, cosa ne pensi di io che faccio i video su YouTube? Sei brava. Sì, però so che potresti diventare una star da momento all'altro. Ma magari cosa? Ti ritroviamo al Madame Tussauds. Sì, certo, le statue di cera. Mentre i miei familiari, niente, sono divertiti. Mia mamma e mio babbo spesso guardano i miei video.
e sono comunque contenti e orgogliosi di quello che ogni giorno riesco a fare, mentre i miei amici credo che non gliene fotti una sega. Invece ai miei genitori piace molto, mia sorella tantissimo. E niente, lì c'è Lord Fender, Lord Bagno. Pierluigi CR mi chiede: cosa ne pensi della gente che dice che chi gioca ancora con i videogiochi è un bambino? Non esiste assolutamente che... questa discriminazione. Esatto, cioè non esiste che se io gioco a un videogioco sono un bambino. Cioè, a parte che ci sono dei videogiochi che emozionano più di alcune persone e magari proprio di quelle che affermano queste cose. E alcuni poi partono dai 14 anni, 18 in su, perciò... Esatto, quindi alla fine... Non importa. Esatto, cioè i videogiochi sono per tutti. Ci sono ovviamente generi di videogiochi che sono per bambini, però non vuol dire che se io lo gioco sono un bambino, cioè sono queste cose qui io non le concepisco assolutamente.